Francesco, Tra i lupi è ormai alla quarta ristampa e bisogna dire che il titolo si è rivelato profetico perché in questi 2 anni abbiamo visto un grandissimo consenso nei confronti del Papa argentino, non soltanto all'interno del mondo cattolico, ma anche fra i credenti di altre chiese cristiane, di altre religioni, tra gli agnostici, gli atei. Però questo applauso generale al tempo stesso si scontra all'interno della Chiesa, in curia, nella Chiesa universale, con delle forti resistenze. Francesco ha aperto talmente tanti cantieri, la riforma della curia, la richiesta che le donne vadano in posizioni decisionali all'interno della Chiesa, la pretesa di una Chiesa più povera in cui i beni degli ordini religiosi siano utilizzati preminentemente per chi è senza tetto, per chi è immigrato, per chi è in difficoltà. E soprattutto anche un nuovo approccio alla vita relazionale, per esempio con la possibilità che i divorziati e i risposati possano fare la comunione, o ci sia un riconoscimento di fatto almeno del valore di una coppia omosessuale. Bene, tutti questi cantieri hanno suscitato resistenze, disorientamento, opposizioni o aperte o nascoste nella Chiesa cattolica. Giovedì 19 febbraio, in Campidoglio, alle 5:30 del pomeriggio, nella sala della Protomoteca, ci sarà un convegno organizzato dall'Associazione Buona Cultura e dall'Università LUMSA, in cui mettere a fuoco il cammino percorso da Francesco in questi 2 anni e anche le sfide, le difficoltà a cui sta di fronte il pontificato. Il convegno sarà moderato dal giornalista dell'Osservatore Romano Marcello Filotei con un'introduzione del presidente dell'Associazione Buona Cultura Valerio Toniolo. Terrà un indirizzo di saluto il presidente del Senato Pietro Grasso, interverrà il cardinale Francesco Cocco Palmerio, che è un po' potremmo dire il presidente della Corte Costituzionale Vaticana, lui è presidente della Commissione per i testi legislativi. Interverrà il magistrato Giancarlo Caselli per illuminare la difficile partita che si è aperta tra il Papa e la mafia dopo che Francesco per la prima volta ha scomunicato le organizzazioni criminali. Prenderà la parola il professor Guzmán Carrichiri, che è il segretario della Commissione Pontificia per l'America Latina e che quindi potrà approfondire quelle che sono le radici latinoamericane della teologia e della pastorale e la regista Liliana Cavani, che con grande sensibilità più volte e anche recentemente in una serie televisiva si è dedicata alla personalità di Francesco d'Assisi e quindi è inevitabile il richiamo con il nuovo Francesco Papa a Roma oggi, che ha voluto proprio prendere il nome del poverello di Assisi. Perché, come ha detto a noi giornalisti pochi giorni dopo la sua elezione, vorrei una chiesa povera e per i poveri. Naturalmente interverrò anch'io come autore del libro Francesco Tra i lupi, perché il recente concistoro che si è tenuto in Vaticano pochi giorni fa a proposito della riforma della Curia e poi anche il primo sinodo dei vescovi sulla famiglia che si è tenuto nell'ottobre scorso, fanno vedere i passi in avanti, ma anche i punti di arresto del pontificato. In concistoro, per esempio, parecchi cardinali, a proposito della riforma della curia, hanno parlato della necessità di una decentralizzazione del governo centrale della Chiesa. E questo pone molti problemi. È un passo in avanti verso una Chiesa più comunitaria, più collegiale, più partecipata, ma naturalmente spaventa coloro che sono vissuti sempre con l'idea e l'ideologia del centralismo romano, coloro che hanno visto la curia come una specie di comando generale che dà ordini a tutte le chiese locali. E il sinodo dei vescovi dell'ottobre scorso ha mostrato anche quanto sia difficile, dopo il pontificato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, in cui veniva sempre ribadita l'impossibilità di un nuovo approccio ai principi cosiddetti non negoziabili, bene, il Sinodo ha mostrato
anche le resistenze in una parte dei vescovi del mondo all'idea di permettere che dopo un cammino penitenziale le coppie divorziate e risposate possano prendere la comunione. Quindi siamo in un pontificato certamente estremamente interessante, con la personalità di un papa che è anche un politico e quindi sa muoversi zigzagando, ma siamo anche di fronte alla realtà della struttura di un'organizzazione come quella della Chiesa Cattolica di oltre 1,2 miliardi di fedeli che fa fatica ad adeguarsi alle novità. Francesco dice sempre che però bisogna lasciarsi anche prendere dalle sorprese dello Spirito Santo. Lui punta molto su questa capacità di rinnovamento.